Salgono i contagi, si riaprono le scuole, lei come la sta vivendo questo momento? Io la vivo tranquillamente perché cerco di rispettare le norme vigenti e spero che tutti quanti lo facciano, insomma, perché se usiamo tutti quanti un minimo di precauzione, un minimo di rispetto, penso che dobbiamo tanto saper imparare a convivere con questa cosa. In televisione un giorno siamo preoccupati, un giorno no. Speriamo che vadano giù naturalmente e dopo vedremo. Però vedo che la sanità è già a posto, per cui noi siamo abbastanza fiduciosi. Io in questo momento per le scuole non sono preoccupata, in quanto non ho figli in età scolastica. Certo è che c'è sempre da avere un po' di timore, questo sì, sicuramente. Giusto riaprirle le scuole? Assolutamente sì. Assolutamente è giusto riaprirle. No, relativamente preoccupati, sicuramente. Noi personalmente prendiamo tutte le precauzioni possibili, cerchiamo di stare attenti a tutto, disinfettante da tutte le parti. Il nostro figlio è grande ed è pieno di raccomandazioni, più di questo noi non possiamo fare. Ma le scuole andavano riaperte? Io credo che è troppo presto, potevano aspettare ancora una 15-20 giorni. C'è un problema anche quanti pullman mettono. Quante persone che ci sono, quindi è un problema, è chiaro. Ti fa anche un po' di tensione, un po' di paura, se non altro il genitore che deve mandare il figlio e deve comunque stare attento a tante cose. Secondo lei le scuole andavano riaperte? Bisogna riaprirle. So, si ferma tutto. So che hanno le loro precauzioni, per cui si può riaprire.